siamo la Patos Edizioni di Torino, siamo una giovane casa editrice emergente, in realtà esistiamo già da 2 anni e mezzo, quasi 3. Abbiamo praticamente iniziato con un libro universitario della Facoltà di Economia di Torino, che è questo, il libro del docente Luigi Bollani, sulla statistica. Però poi io e il mio socio e i nostri collaboratori abbiamo deciso di evolverci nel tempo e di passare anche a altri generi. Buonasera, Aracne TV, io sono Andrea Valentini, entro in Patos da pochissimo tempo, in quanto la Patos con uno sprint è riuscita a pubblicare molti autori, quindi aveva bisogno di qualcuno che si potesse occupare anche di comunicazione e di pubblicità e marketing. Ed eccomi qua, sto lavorando adesso da poco per pubblicizzare tutti i nostri prodotti editoriali, che variano appunto dalla saggistica, dal romanzo, piuttosto che dal prodotti appunto universitari. Per pubblicizzare, sono Claudio, sono l'altra parte della Patos, e per pubblicizzare un po' quello che è la nostra produzione letteraria, appunto abbiamo la parte glamour rappresentata da Andrea, che in questo caso è un libro di Carmen Russo, una seconda biografia, la prima uscì qualche anno fa, quasi 10 anni fa, questa invece è una biografia che parla di Carmen come mamma e non come showgirl. C'è ovviamente la parte televisiva, ma in realtà è la mamma il principale spunto da cui si parte per parlare in questo libro. E poi vogliamo indicare questo qui, che è il nostro libro di punta, che ci ha dato grandi soddisfazioni, è una storia vera, una storia che nasce a Torino, parla di dolore, ma dona anche grande speranza. Non vi anticipiamo molto su questo, l'abbiamo già presentato a Torino, al Salone del Libro di Torino del 2018, quindi a maggio. Vi invitiamo a visitare il nostro sito, che è patosedizioni.it, patos TH mi raccomando, c'è il nostro catalogo, ci sono anche le nostre iniziative a supporto di svariate onlus, quindi il nostro non è solo uno scopo di lucro, ci farebbe molto piacere, ma in realtà aiutiamo anche delle iniziative che hanno uno spirito di condivisione, di collaborazione, e invitiamo anche voi a darci una mano e a sostenere questi progetti.